Lorenzo, ho 28 anni e sto concludendo in Galdus il corso IFTS da sviluppatore software. Ho frequentato un liceo scientifico, dopodiché mi sono iscritto a Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano, percorso che però non ho portato a conclusione, e dopo qualche esperienza lavorativa ho deciso di iscrivermi a un corso IFTS. Ho conosciuto questo corso ascoltando un programma radiofonico in cui veniva analizzata questo tipo di formazione post-diploma e sono rimasto incuriosito soprattutto quando hanno nominato l'alto tasso di occupazione a seguito di questo percorso di formazione. Il percorso di formazione IFTS per sviluppatore software approfondisce tutti gli aspetti legati allo sviluppo di un software, quindi sia il lato front-end, lato back-end, sia anche database, focalizzandosi ovviamente sui linguaggi più utilizzati, per esempio Java e C Sharp per il back-end, mentre per il front-end i classici HTML, CSS e JavaScript. I vantaggi che ho riscontrato seguendo questo corso sono sicuramente l'avere come docenti dei professionisti di questo settore, oltre a ciò, la grande enfasi sulla pratica, quindi molte esercitazioni durante le lezioni, e soprattutto anche la possibilità di avere, durante lo svolgimento del corso, la possibilità di eseguire uno stage in azienda. Ho svolto lo stage presso Sea Shark, un'azienda che si occupa di aerospazio per lo più, e per cui ho sviluppato un'applicazione dove viene simulata una terra tridimensionale in cui è possibile vedere in tempo reale la posizione del satellite di proprietà dell'azienda che è stato lanciato a inizio anno. Ho trovato molto formativa questa esperienza in quanto mi ha permesso di approfondire tutti gli aspetti dello sviluppo di un'applicazione, quindi partendo dal front-end, passando per il back-end e anche il lato database. Questa esperienza si è conclusa in modo molto positivo con l'offerta di un contratto da parte dell'azienda. Opportunità, crescita personale e crescita professionale.